Ciao a tutti, scusate il mio aspetto un po' così, diciamo, trasandato, ma non so da voi, ma qua fa un caldo osceno e sinceramente voglia di vestirsi decentemente, truccarsi e tutto, mettersi anelli, braccialetti. Io non ce l'ho, non ce la posso fare. Sono veramente devastata da sto caldo, anche perché a me dà molto molto fastidio il caldo, quindi scusate, insomma, questo aspetto un po' così. Poi tra l'altro mi sono presa, ovviamente con il caldo, mi sono presa mezzo raffreddore che adesso piano piano, per fortuna se ne sta andando, ma mi sta lasciando questa scia di questa tosse e gola e voce cavernicola. Comunque, tornando al perché di questo video, vi faccio la haul di un altro pacco cinese che mi è arrivato, sempre gratis, però devo essere onesta prima di farvi vedere che cos'è. Loro mi avevano chiesto inizialmente, cioè io mi ero proposta per fare una collaborazione e loro inizialmente mi hanno detto sì, va bene, facciamo la collaborazione, tu fai vedere in video delle foto dei nostri prodotti, metti nella descrizione del video i link dei nostri prodotti e basta, quella è la nostra collaborazione. Allora, onestamente io gli ho detto che no, che così non mi andava bene. Primo perché nei vostri confronti non sarei riuscita a dare un giudizio adeguato, insomma, non mi sembrava giusto, perché non si può dare un giudizio su delle fotografie. Questa non è certo una collaborazione. E poi, se si parla di collaborazione, è chiaro che deve portare qualcosa a voi come azienda e qualcosa un minimo anche a me, quindi insomma così non mi stava bene. E abbiamo fatto un po' di tira e molla, nel senso che loro insistevano a voler far così, bla bla bla, eccetera. Poi mi hanno chiesto insomma alla fine che cosa preferivo fare e alla fine insomma abbiamo raggiunto una sorta di accordo, però ecco, diciamo che non mi è piaciuta molto la modalità di questa azienda, perché insomma appunto pretendevano che io facessi una recensione, dessi un giudizio sulla base di fotografie e non mi stava bene, ma non perché io volessi avere dei prodotti, anche perché è un sito, la TB Dress, è un sito da cui in quanto ad abbigliamento io non posso permettermi fisicamente di portare granché roba. Quindi non era neanche da dire che io pretendessi di avere delle robe gratis, perché comunque come abbigliamento, per quello che loro hanno, io non posso purtroppo permettermi di mettere granché. Quindi, su quel discorso è che alla fine siamo riusciti a raggiungere un accordo, più o meno, nel senso che comunque loro mi hanno detto, ok, ti diamo questo budget, tu lo puoi spendere in questa precisa sezione del sito. Ovvero sezione vestiti lunghi, comunque trovate tutto qui sotto nei link come al solito. Vestiti lunghi da donna, eccetera. Anche lì io non mi posso permettere di mettere niente di questo genere, quindi alla fine ho deciso comunque di prendere qualcosa in accordo con mia madre. Allora, intanto il pacco è questo. Vediamo se c'è il mio indirizzo. No, ok, è arrivato con la DHL. Dentro è questo. Ok, lì si vede, sì dai, si vede. È questo bel viola, comunque adesso vi faccio vedere. Ed è un vestito lungo, che adesso chiameremo la nostra modella, per farvelo, oddio, vabbè, insomma. Un vestito super lungo, come tessuto non è male. Non è male, non so se c'è scritto sull'etichetta che cos'è. Ovviamente, certo, sicuramente io andrò a leggere l'etichetta che è tutta in cinese. Non credo, purtroppo. Questa è la marca. L'Omedisha Collection Classic. L'Omedisha Fashions. Non c'è un'etichetta che ci dica il tessuto. Comunque, adesso chiamiamo la nostra modella e lei ci dirà che tipo di abito è. Modella! Mamma! Ecco, tieni. Devo andare a mettere il vestito. Saluta. Ciao ciao! Vado a mettere il vestito. Posso tirare via il coso o ce lo devo lasciare? L'etichetta? No, vabbè, puoi tirarla via. Ok.
Poi ci spiegherai che cosa ne pensi e che cosa. Cosa. Ok, la nostra modella è pronta. Venga. Oh. Oh. Aspetta che non ti si vede. Oh, che bello. Proprio bello. Ci dica che cosa ne pensa. Che fa caldo. Beh, diciamo che con questo caldo non è proprio l'ideale. Comunque, dai, è abbastanza scollato, quindi Sta bene. si sta anche non Ma è male. scollato anche dietro? Non mi ricordo. No, dietro Ah, un dietro. pochino, Sì, dai, ho fatto non un tantissimo, po' però a U. insomma abbastanza. Con questo caldo è un po' pesantino, però di Sì, sera adesso sta penso che bene. vada bene. È carino, un po' particolare, da indossare sicuramente con un bel paio di tacchi, Sì, infatti. perché così almeno Per non strisciarlo per per terra. non strisciarlo per terra più che altro, perché se uno è un po' più basso di me, Ok. lo va a strisciare per terra. E lei ha idea di che tipo di Se tessuto sia? di tessuto, Perché io non ne ho no. nemmeno idea. Non lo so, comunque è un sintetico, quindi non si stropiccia anche se ti siedi un po' così. Non, è un tessuto che non si stropiccia, quindi per noi donne va più che bene. Va Quando bene. il tessuto stropicciato per dietro, quindi Ok. va bene. Va bene. È bello largo. Bello, bello. È bello largo, molto bello, carino, da indossare in una serata. Una serata. Una serata Una elegante. serata un pochino elegantina, Bene. molto, molto carina. Brava. Facciamo un applauso alla nostra modella. Posto? Brava, brava, brava. Ciao, donne brave. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ecco, questo è quanto. Poi arriveranno altri video haul perché mi sono arrivati altri pacchi. E tanto per fare la cattona, se siete interessati a farmi fare una recensione dei vostri prodotti, contattatemi. Ci sono tutti i miei contatti qua sotto: mail, Facebook, Twitter, Ask, Instagram, qualunque social. Io ci sono, questo è quanto. Adesso vado a lavarmi perché in questi giorni ci si lava tipo 87 volte al giorno. Vado a lavarmi e rinfrescarmi. Vi mando un bacione, ci vediamo presto. Se avete suggerimenti di video che vorreste vedere o di cose che vorreste che io facessi, non esitate, scrivetemi tutto qua sotto, tutto quello che vi viene in mente, scrivetemelo nei commenti, che a me fa piacere, perché sempre per colpa di questo caldo la mia mente è appannata. Avete presente nei film western le piante rotolanti? Ecco, questo è quello che c'è nella mia testa in questo periodo. Così. Quindi, se volete darmi un po' di idee, un po' di suggerimenti, non esitate nei commenti. Vi mando un bacione, ci vediamo presto. Ciao!